aspettiamo qui nella splendida cornice del Grand Hotel Parkers e incontro Giovanni Ceie, che è arrivato da noi con una storia meravigliosa che ci appartiene, perché la leggenda della mandorla Filippo Ceie, curato da Elettra Ceie, che verrà presentato il 30 marzo 2019 alle ore 17 qui nelle sale Ferdinando I del Parkers, ci racconterà la storia di un territorio, di una famiglia, una storia che ha tanto da dire, che tanto ci appartiene. Giovanni, perché partecipare, perché essere con noi il 30 marzo? Prima di tutto vi ringrazio di avermi messo a disposizione questa bellissima compagine paesaggistica che è il cuore della mia città. Vi invito a sentire una storia che assomiglia più ad una leggenda, perché parla di una eccellenza italiana che sicuramente travalicherà i confini della nostra nazione per invadere tutto il mercato mondiale. Una eccellenza che si riferisce ad una mandorla che proviene dalla scoperta di un bisnonno. Mia madre non me ne ha mai parlato di questa storia. L'ho scoperta per caso andando a trovare dei cugini 2-3 anni fa e ho scoperto che esiste ancora l'albero madre da cui hanno innestato tutti gli alberi del territorio e della provincia di Bari. Questa mandorla ha un nome e un cognome, non è né californiana né spagnola, si individua semplicemente chiedendo la Filippo Ceie, che ha delle virtù e qualità nutrizionali e proteiche, medicali, da cui si può ottenere di tutto di più e soprattutto è utilizzata in pasticceria per voi che potete mangiare, per me invece che faccio dieta perché mi sorveglia mia moglie sarà difficile. Saremo qui a presentarvi questa storia che assomiglia più ad una leggenda che alla tradizione della nostra famiglia. Allora, con Giovanni Ceie, la famiglia Ceie e questo meraviglioso libro che racconta la leggenda della mandorla Filippo Ceie, raccontato da Elettra Ceie, dalla splendida cornice del Grand Hotel Parkers, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 30 marzo alle ore 17. Un abbraccio e grazie.